Non mettetevi troppo comodi, abbiamo solo 20 minuti, è record, perché l'India ha superato la Cina e dopo due secoli diventa il paese più popoloso al mondo. Che cosa nascondono questi numeri? Perché non parliamo solo di statistica. Gli ospiti sono pronti, noi facciamo le domande, sigla copertina e partiamo. È stato descritto nei media in tutto il mondo come il sorpasso che cambierà il volto del pianeta. Entro giugno l'India avrà più abitanti della Cina, certifica un rapporto delle Nazioni Unite. La popolazione indiana raggiungerà 1.429 milioni di persone. La Cina si fermerà, per così dire, a 1.426 milioni. Una differenza di 3 milioni di abitanti potrebbe sembrare poca cosa rispetto ai due paesi che da soli rappresentano quasi il 40% della popolazione mondiale. Ma quello che conta è la tendenza. Dopo 30 anni di politica del figlio unico, Pechino non riesce a ribaltare il piano inclinato, con una popolazione che invecchia sempre di più. A pagare le pensioni di oltre 200 milioni di anziani sarà una platea sempre più esigua di adulti in età produttiva, il che comporta anche un aumento delle spese ospedaliere e del costo del lavoro. Il trend delle nascite rallenta anche in India, tuttavia i livelli restano da record. Un paese dinamico e innovativo, dove una tumultuosa crescita economica convive però con livelli spaventosi di povertà. Dunque una competizione non solo simbolica, ma geopolitica, quella tra la più popolosa democrazia del mondo e l'autocrazia che aspira ad avere la leadership globale. Il sorpasso è il titolo, la nostra copertina è stata curata da Giovan Battista Brunori, ne parliamo con il professor Alessandro Campi, docente di scienza politica dell'Università di Perugia, bentornato. Buonasera. Professor Gregory Aleggi, professore di storia e politica degli Stati Uniti alla LUIS, bentornato professore. Collegato con noi Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera da New York, e Marco Varbello, corrispondente Rai da Londra, e autore di Passo falso, come cambia l'Inghilterra fuori dall'Unione Europea, edito da Rai Libri, eccolo qui.